Ragazzi, è con sommo piacere che vi do il benvenuto nel primo episodio de La Fenice. E ragazzi, negli ultimi 10 secondi ho fatto una cosa bellissima, che è il logo della Fenice. Spero che, visto che la telecamera interna non ve lo dia al contrario, però dice Dio è morto, Fenice. Ok, va bene. Adesso che l'ho spiegata e l'ho resa bruttissima, questa sarà la nostra postazione temporanea. Ho provato a cercarne una migliore, sarà provvisoria. Non l'ho trovata. Mi piacerebbe stare in piedi perché c'è più linguaggio verbale e a me piace camminare. Ho scelto questa postazione qui soltanto per sfoggiare l'Apple 2 di Babbo, che è questo computer di quando lui aveva probabilmente la mia età, quindi 25 avanti Cristo, contemporaneo di alcuni filosofi che vedremo. Guarda, l'Apple 2 con il logo arcobaleno LGBT friendly degli anni 80. Vabbè, mi vedrete molto ondeggiare e muovermi perché a me piace ondeggiare e muovermi quando parlo, soprattutto quando parlo di questioni che mi garbano e un po' filosofiche. In futuro vedo se riesco a trovare un tavolo abbastanza alto dove non sembra strano se sto in piedi dietro mi muovo. Ho pensato a lungo a che argomento portare al primo podcast di filosofia, no? E allora ho deciso che dopo attenta e acuta osservazione porterò quello che feci io, la mia lezione di filosofia. Quindi, ragazzi, oggi vediamo l'inizio di tutto. Sostanzialmente il tema, il filo conduttore che mi farà divagare su un sacco di argomenti, perché quella è filosofia, sarà l'archè. Ah, che cazzo è l'archè? È l'origine di tutte le cose. Ma prima di parlarne, una piccola premessa. Allora, parliamo veloce di come si fa filosofia, almeno come la faccio io, quindi come sarà in questo podcast. È molto matematico in realtà, ci sono delle ipotesi che si prendono per vere, quindi non le dimostreremo, non ci porremo dubbi, non un cazzo, assiomi. Da quelle ipotesi lì, dopo che abbiamo disquisito sul... cioè non so come dire, quelle ipotesi lì saranno i nostri mattoncini di partenza. Attraverso il ragionamento si costruirà da quei mattoncini di partenza una tesi, che sarà la cosa interessante. I mattoncini di partenza possono essere di due tipi, ragazzi. Potrei o coniarli io, e possono essere stronzate, possono anche non valere. E quindi poi tutto il ragionamento di per sé verrebbe anche a cadere, ma non è interessante il fatto che sia stabile, è interessante il ragionamento in sé. Oppure posso prendere da altri filosofi. Se li prendo da altri filosofi, ragazzi, non saranno accurati al 100%. Non voglio farvi una lezione di filosofia. Quindi non è interessante la storia della filosofia, per quello compratemi un libro o andate a studiarlo da qualche altra parte. Io non sono competente per spiegarlo. Quindi quello che faccio io è prendo quello che mi ricordo, sostanzialmente, e da lì mi attacco per divagare con voli pindarici nel nulla e nel tutto. Quindi, se dovete farmi del feedback, ok? Quindi delle osservazioni, delle contestazioni, sarebbe apprezzabile che le faceste sulla parte relativa al ragionamento e alla tesi. Certo, se dico una cazzata completa sull'ipotesi, ok, però vi chiedo un po' di elasticità, soltanto questo qui. Quindi cercate di seguire il filone, se anche dico delle cazzate di base, se mi servono per fare dei ragionamenti interessanti, prendetele per buone. E a parte questo vi chiedo anche un po' di astrazione, perché ragazzi faremo un bel po' di giro magari. Allora, cominciamo con l'archè. L'archè, l'origine di tutte le cose. Allora, innanzitutto i filosofi che conosco io personalmente che hanno trattato questo tema sono quattro, che sono i tre milesi e un quarto special guest che vedremo più avanti. Allora, praticamente, devo smettere di dire praticamente perché è una locuzione inutile. Sostanzialmente, il primo filosofo che io conosca, penso che sia il primo filosofo in assoluto, è il primo dei tre milesi, scappolottino numero uno è Talete. Di Mileto siamo intorno, per dare un accenno storico, credo al 600 avanti Cristo, i più colti in materia di voi mi correggeranno. 600 avanti Cristo, quindi un cazzo di tanto di tempo fa. Cosa ha convenuto Talete? Perché è interessante? È innanzitutto il fatto che abbia cercato un'origine di tutte le cose, il fondamento di tutte le cose, in modo razionale, è già di per sé ammirevole. Cioè è il primo filosofo, almeno che io conosca, ma sono abbastanza sicuro che sia l'unico, cioè il primissimo, l'unico di quel periodo. Il motivo per cui dobbiamo già soltanto dargli merito per aver cercato una soluzione razionale è perché dobbiamo metterci nel contesto sociale, nel contesto storico. Era un periodo molto
rigido, fanatico, sia dal punto di vista religioso che mitologico. C'era pochissimo spazio all'interpretazione allegorica, trascendente della religione e delle nozioni sull'origine del tutto. Per chiarirci, se il mito diceva che Zeus era sceso e si era scopato la regina della tua cittadina, e allora Era che si era incazzata perché Zeus l'aveva tradita, però era dea del matrimonio e non lo può tradire, allora si è pippata un'alga che l'ha dato Teti, che è una ninfa, e da quell'alga lì ha concepito un bambino tutto brutto, allora l'ha scagliato giù dall'Olimpo, questo bambino per 9 giorni e 9 notti è rotolato giù e adesso è tutto sguercio e sta dentro il vulcano. Lo intendono che fisicamente quella baldracca della regina del tuo palazzo si è scopata un dio, c'è veramente sopra l'Olimpo una tipa che si è incazzata, ha scagliato un bambino giù per una montagna estremamente ripida, senza alberi, senza nulla, cioè veramente portentosa che è l'Olimpo, e Festo, povero ciccio, si è tutto lato spaccato, se per qualsiasi motivo tu vai in villeggiatura dentro l'Etna ce lo trovi che forgia le armi per gli ateniesi, che io che cazzo... Cioè non è interpretato in qualche altro modo che non sia letterale. Quindi, in un mondo così dove... Ah, altro esempio che mi viene in mente. C'era un imperatore, che non mi ricordo chi sia, e non mi ricordo neanche se era effettivamente un imperatore. So che era qualcuno di potente, che aveva una carica sociale, che è entrato in guerra con Poseidone, e quindi ha mandato il suo esercito a prendere a spadate l'acqua. Ok, immaginate essere un soldato che ti dicono, bella, siamo in guerra con Poseidone, ammazza l'acqua. e lo facevano convinti probabilmente, perché Poseidone era un'entità vera, non era una cosa che rappresentava la potenza del mare. Quindi già soltanto il fatto che lui si discosta da tutto quanto questo mitare, perché i miti sono molto comodi, sono convenienti, servono a darsi una spiegazione facile, lui si distacca e cerca di dare una spiegazione razionale. Qui comincia la vera filosofia. Per questo ho perso un po' di tempo su questa parentesi. Si chiede qual è l'origine di tutte le cose e conviene che l'archè è l'acqua, quella che prendevano a spadate i soldati. È l'acqua perché il nutrimento di tutte le cose è umido. È un'affermazione molto potente. Allora, in realtà ci ha preso quasi, quasi, soltanto che ha dimenticato un dettaglio. E si può, dal mio punto di vista, assumere come l'origine di tutte le cose viventi. Perché lui dice il nutrimento di tutte le cose è umido. Però non tutto si nutre. Un sasso non si nutre. Un sasso esiste tuttavia. Quindi, la cosa interessante è che se tu metti la condizione di esistenza alle creature viventi, tutto ciò che vive, tutto ciò che ha necessità di nutrirsi, è molto potente. Noi adesso, dopo 2600 anni, abbiamo un'identica correlazione tra acqua e vita. La prima particella di vita, ipotizziamo, si sia generata nell'acqua. Quando su un pianeta tipo Marte trovi del ghiaccio, quindi acqua congelata, ipotizzi che potresti piantarci una colonia di alghe, non prima, o di batteri. Quindi c'è una forte implicazione vita-acqua, acqua-vita. L'altra cosa interessante, l'altro filo conduttore che mi è venuto in mente, è che il nutrimento di tutte le cose è umido, e a parte il sale fa eccezione, tutto ciò che noi ingeriamo, tutto ciò che noi utilizziamo per nutrirci, deriva da o è acqua, derivati dell'acqua, la Coca-Cola, ok, non è acqua, però avete capito, oppure deriva da un altro essere vivente. Quindi che sia un tocco di carne, che sia una pianta, che sia il grano, quindi la farina con cui mangi la pizza, che deriva dal grano che è una pianta, che sia latte, uova, quel cazzo che volete, o è un essere vivente o deriva da un essere vivente, che a sua volta si sarà nutrito di altri esseri viventi o acqua. Quindi sostanzialmente l'acqua è la variabile comune che ci passiamo da essere vivente ad essere vivente. Quindi è molto molto potente come intuizione quella che la che sia l'acqua origine di tutte le cose. Però è limitata. Se bisogna andare a prendere tutte le cose, tutte le cose, anche il sale, maledetto, anche il sassi, anche il legno, anche questo affare qua del paleozoico, la condizione viene meno. Quindi ci vorrà il suo discepolo, che in realtà non so se è suo discepolo, però anche qui, piccola parentesi, le persone che potevano permettersi di disquisire su quale fosse l'origine di tutte le cose, che l'acqua è umida o l'acqua è bagnata, o cazzi e pazzi, erano quelli che non dovevano zappare la vigna. Quindi non è che ci fosse molta gente in grado di farlo. Probabilmente ci saranno stati un sacco di filosofi, però poveri, che lo dicevano così a cazzo di cane, senza seguito, analfabeti in grado di scriverlo e non in grado di scriverlo, e non ci è pervenuto nulla. Quindi se io penso ai 3 milesi,
il cui scapolottino numero 2 è Anassimandro, che è avvenuto poco dopo, quindi hanno avuto una parte di vita in comune. Ora, io non sono sicuro che sia stato direttamente discepolo influenzato, però a Mileto due persone in grado di buttare tempo a filosofare, che in realtà non è buttare tempo, ragazzi, che abbiano l'agio, cioè, l'agio economico per poterlo fare, suppongo che uno abbia influenzato l'altro, o che fossero gli unici due che magari si ritrovavano a prendere un caffè, che non c'era, e a parlare di questo. Comunque, il suo discepolo, che magari non è suo discepolo, comunque Anassimandro, ecco, per dirlo in breve, dice, no, Talete non ci ha preso per un caso. Spara puttanate, la che è la Peyron. È un amante degli aperitivi, ok, da un po' che aspettavo di fare questa battuta. No, la Peyron significa l'indeterminato. A, alfa privativo, Peyron. Credo che siano i confini, ma non ne ho idea, non sono un grecista. Comunque, la Peyron è l'indeterminato, ok? Quindi sostanzialmente lui gli sta dicendo, guarda, la che è qualcosa. E fin lì, grazie al cazzo. E poi gli chiedi, che cosa? E lui fa, nessuna cosa che tu conosca. Però è qualcosa. È come mio cugino c'ha la PlayStation 6 in cantina, ok? Perché lo zio lavora. Cioè, è qualcosa, ma non te lo posso far vedere, non posso dirti che cos'è, perché... E tu dici, vai, vaffanculo. In realtà è un'osservazione interessantissima. Vedere la Peyron. Si può fare un bellissimo parallelismo con il Big Bang. Cioè, noi ad oggi ipotizziamo che il Big Bang, un sacco di tempo fa, che cazzo sembra che sto spiegando una storia a un bambino, milioni di anni fa, Big Bang, ci sono un sacco di teorie, gas, giganti, nubi, spaziali, si sono incontrate, hanno fatto reazioni chimiche, si sono compresse, e sono diventate a un certo punto tutto, cioè lì dentro c'era il Big Bang, c'era tutto il nostro universo. E non era nulla in particolare, perché era tutto. Ed era bello concentrato, era tutto quanto assieme. Poi c'è stata la fase di esplosione e espansione, man mano che si allargava, si separava, si è diviso in tutte le cose, generando poi il mondo che noi conosciamo. Quindi, di fatto, molto molto forzando, o forse no, perché non sappiamo quale fosse l'interpretazione di Anassimandro della sua frase, o forse si sa, però io non la so, perché non sono così colto, questo parallelismo vorrebbe dire che lui in realtà ci ha preso 2600 anni prima di noi. Col discorso del è il tutto ma nulla in particolare. Poi ci torneremo, ci sono altre osservazioni che si possono fare. Discepolo del discepolo del discepolo, no, non lo so. Quello che segue, che viene pochi anni dopo, taluni dicono che sia stato influenzato anche da Talete, questo c'è scritto nei miei appunti del liceo, quindi suppongo sia vero. Arriva la scapolottina numero 3, cioè Anassimene. Ragazzi, tutti uomini, perché la donna non poteva pensare, non era in grado di pensare, cioè non se ne parla. Quindi vabbè, tutti uomini, perché l'uomo ha sempre dominato nella storia per una questione di maschilismo e un imprinting della forza fisica che era molto più utile allora di quanto non sia adesso, e quindi si tendeva a dominare. Fine di questa divagazione, ce ne saranno tante. Anassimene conviene che l'Arché, dopo l'esperienza dei due precedenti maestri, è qualcosa che deve cominciare con la A, sostanzialmente, dopo l'acqua e la Peyron. Gli elementi spingono, quindi lui opta per l'aria, che è l'unico altro elemento che ha la A. E dice, perché infinita, e ci sta, non, noi sappiamo che non è infinita, però ci sta che lui metta un tetto, cioè non metta un tetto al cielo e non metta un tetto alla larghezza della terra piatta, perché sanno tutti che è piatta la terra, ragazzi, e l'Australia non esiste. Cioè, quindi l'aria è infinita, quindi questa mole che guardava in alto non vedeva una fine, ipotizza infinito. Quindi l'aria come infinita, in costante movimento, e sta cosa in movimento ce l'hanno in un po', però io non ho capito sinceramente dov'è la correlazione, se si muove allora ha generato le cose, ma più avanti con lo special guest ne parleremo. E la cosa più interessante che lui dice è che tutto è aria più o meno densa. Questa affermazione qui, ragazzi, è interessantissima ed è veramente, veramente potente. Perché? Allora, lasciate stare la cazzata dell'aria, che è tutte le cose, quindi più o meno smontata. Lui prende l'aria perché immagino sia la cosa meno densa che conoscesse. Non immagino che avessero conoscenze su altri tipi di gas, come l'elio nei palloncini alle fiere. Quindi l'aria, non penso distinguesse dei tipi di gas, quindi... Questo che c'è, che potrebbe essere aria, come potremmo chiamarlo etere, per quello che ne sanno loro, è la cosa meno densa che hanno, quindi l'ha presa come unità di misura.
ed è tutto quanto il fatto di quella cosa a livello più o meno denso. Se correggiamo un attimo il tiro di Anassimene con questa lieve correzione, quindi tutto è un qualcosa più o meno denso, però è la stessa cosa, ragazzi, anche qui ci ha preso. Qui ci si può parlare di fisica, ok, andiamo un po' su filosofia della fisica, che vi spaccherà il cervello. Allora, tutti quanti, anche quelli che non sono amanti di fisica, anche quelli che non l'hanno studiata particolarmente, tutti quelli che hanno sentito almeno menzionare Einstein, hanno almeno sentito menzionare la formula, che l'ha reso famoso, quello che volete, che in realtà ne ha fatte un fottio di più, però E uguale mc quadro. E è energia uguale a m massa c quadro. C quadro, non ditemi che la velocità della luce, per l'amor di Dio, C è una costante adimensionale, poi che sia la velocità della luce c'è un motivone, quello lì, che vale 2,997924458 per 10 all'ottava. Se non ci credete andatela a cercare. Cioè io non so memoria il numero di mio padre, però so memoria il valore di C con 8 cifre di approssimazione. Ok, per 10 all'ottava, quindi un numero molto molto grande, no? Però è adimensionale. È la costante di proporzionalità fra l'energia e la massa. Quindi vuol dire che tu prendi l'energia, la moltiplichi per una costante e ottieni la massa. Quindi sostanzialmente la massa è energia. È tanta, tanta energia, è tanta, perché C quadro vuol dire 10 all'ottava al quadrato, siamo in ordine del 10 alla sedicesima, quindi è tanta, tanta energia. Però se tu prendi tanta, tanta energia e la schiacci abbastanza in uno spazio piccolino, ottieni la materia, ottieni la massa. Altro modo per vedere questa correlazione massa-energia. È abbastanza risaputo, questo un po' meno di mc quadro, però, che l'elettrone, anche questa qui è una cosa che senti spesso dire nei film di fantascienza, l'elettrone ha sia natura corpuscolare che ondulatoria, quindi si comporta talvolta come un'onda, energia, talvolta come una particella, quindi massa. Un altro modo per visualizzare questa implicazione che vi spaccherà il cervello, è una cosa che a me ha fatto veramente intrippare un sacco. Ok, immaginiamo me, io di cosa sono fatto? Sono fatto, vabbè, di cellule. Zoomi un po' di più e vedi che in realtà sono fatto di molecole. Le molecole ti immagini un po' delle palline. Vedi che c'è dello spazio tra una e l'altra, ma cosa c'è tra una molecola e l'altra? Nulla. C'è il vuoto tra una molecola, cioè sostanzialmente c'è proprio il nulla, il vuoto. Poi zoomi un po' di più e scopri che la molecola in realtà non è una pallina, ma è fatta di atomi. Allora ti chiedi cosa c'è tra un atomo e l'altro, perché c'è dello spazio tra un atomo e l'altro, eh? E cosa c'è? C'è nulla. Allora guardi l'atomo e scopri che è fatto di un nucleo, di protoni e neutroni, e dell'elettrone, di cui abbiamo parlato prima, che gira intorno. E cosa c'è in mezzo tra l'uno e l'altro? Nulla. Tra un protone e un neutrone? Nulla. Scopri, zoomando ancora di più, che il protone è fatto di quark, tre quark ogni particella. E cosa c'è tra un quark e l'altro? Nulla. Sostanzialmente tu puoi continuare a zoomare quanto vuoi e alla fine noi siamo fatti di nulla. Siamo soltanto l'energia che ci tiene assieme. Pua, ti fotto il cervello. Se a me adesso chiedessero cos'è la che, cos'è l'origine di tutte le cose, io direi l'energia. Perché sostanzialmente tutto si riduce a quello. Cioè, allora, non immagino... Cioè, non penso che ai tempi loro avessero un'idea di energia come qualcosa di quantificabile. Cioè, era Zeus che ti dava la forza di alzarti e di muoverti, non so come dire. Non credo che quantificassero come qualcosa il movimento che sto facendo. Noi adesso sappiamo invece che il fatto di muoverci è produrre comunque qualcosa. L'energia, la massa, le azioni nucleari, cioè... L'energia è qualcosa che viene prodotta, è qualcosa che dobbiamo tenere in conto fra le tante cose che ci sono nell'universo. E però se l'energia è anche la massa, alla fine non rimane nient'altro oltre l'energia e massa. Quindi, secondo me, Anassimene, con quella frase che tutto è fatto di un qualcosa più o meno denso, ragazzi, ci aveva, con qualche correzione, ma scusabile, dopo tutto sono passati 2600-500 anni, ci aveva preso, ragazzi. Ci aveva preso, cioè è un'intuizione molto potente, capite? Poi mi farete sapere cosa ne pensate riguardo. Siamo arrivati allo special guest, ragazzi. Salto temporale, non chiedetemi di quanti anni, non sono così erudito. Siamo arrivati a Eraclito. Ride. Ok? Anche questa è una battuta che aspettavo di fare da un po'. Siamo arrivati a Eraclito, alias l'Oscuro, perché c'è un velo misterioso che gli gira attorno. Colui che non deve essere nominato è tornato. Eraclito è Sauron. Infatti per Eraclito l'arche è il fuoco.
del Monte Fatto, dove ha forgiato l'anello, l'unico, il solo, che per lui è tutto e nient'altro conta. Stronzate a parte, no, dice è il fuoco. Allora, il fuoco perché a quanto pare erano tutti amanti dei Gormiti, cioè sta roba degli elementi spinge. Ci sta a vedere l'elemento come potenza primordiale, è abbastanza intuibile. Cioè, non faccio fatica a immedesimarmi. Lui dice il fuoco perché anche questo si muove in costante movimento. E qui ritorniamo a quello che volevo dire prima sull'aria, ma aspettavo di parlare del fuoco prima. Loro arrivavano da un contesto dove le divinità erano personificate. C'era l'antropomorfismo, no? Quindi era un'entità viva. In un contesto dove tutto quanto, cioè le divinità erano di fatto persone, ci sta che loro, pur astraendo tanto e cercando una soluzione razionale, si ritrovino più facilmente in un modello di qualcosa che, seppur non vivo, si muove e abbia una apparenza di vitalità. Quindi il fatto che l'aria si muova, il fuoco si muova, gli dà, non so come dire, una, non necessariamente una coscienza, però una vitalità, quindi qualcosa di attivo, qualcosa che può creare le altre cose. Quindi, boh, non mi stupisce il fatto che loro attribuiscano sempre il fatto che se qualcosa si muove potrebbe idealmente essere l'arcane. L'altra motivazione che lui associa al fuoco è che muta ciò con cui entra in contatto. Qui mi sa che ha detto una cazzata, cioè io qui gliela casso completamente. Mi direte voi se siete d'accordo o meno. Per mutare un qualsiasi cosa devi presupporre che quel qualcosa ci sia. Non puoi mutare qualcosa che non c'è. Quindi il mutare vuol dire modificare. Modificare prevede un passaggio, una transizione. Per avere una transizione devi avere un punto di partenza. Per avere un punto di partenza devi esserci quel punto di partenza. Quindi il fatto che modifica in realtà nega di per sé il fatto che possa aver creato. E Parmenide muto. No, vabbè. Però qui mi sa che ha sottonato. Cioè non trovo una spiegazione dove la mutazione possa essere conciliata con la creazione. Però ha detto un'altra cosa che l'ha salvato dal mio giudizio di sei uno stronzo. Dirò che un sacco di filosofi, ragazzi, per me sono dei coglioni, lo vedremo. Però non Eraclito. Eraclito no, perché si salva, perché dice un'altra cosa interessantissima. Altre due cose interessantissime in realtà. Tutta una tematica bellissima, che adesso tratteremo, su il Logos universale. Questa è potente, qui ragazzi si svalvola, allacciate le cinture veramente. E una roba sulla lotta degli opposti. Ci arriviamo con calma. Logos universale. Cos'è il Logos universale? Logos, come io che sono Logos eroico, no. Logos è un'intelligenza ordinatrice, un'entità, non la chiama mai divinità, ragazzi, quindi anche qui notate l'intelletto, cioè che riesce a non chiamarla divinità. Il motivo per cui tendenzialmente c'è sempre stata una divinità fino a poco tempo fa, in realtà, nella storia, le divinità erano molto presenti in tutte quante le civiltà, e si chiama senso di assoluto, cioè la necessità di affidare a qualcun altro che devi per forza immaginare che sia consapevole e cosciente di quello che stia facendo, altrimenti saresti in mano al fatto e non ti aiuterebbe. Pensare che tutto quanto, che quello che non puoi controllare sia in mano a qualcuno, e ipotizzi poi che sia buono o capriccioso, come vuoi, che però abbia un piano, abbia un interesse. Quindi la tua vita non è vana, sostanzialmente, quello è il senso assoluto. Lui invece riesce ad astrarre questa roba qui e dire, non lo chiama mai divinità, quindi la chiama un'intelligenza ordinatrice, però non è un dio. Questa intelligenza ordinatrice lui non specifica se è trascendente o immanente, e credo dica che però è onnipotente. Adesso vediamo un po'. Trascendente è la cosa più simile al Dio ed è facile da visualizzare. Cioè, cosa si intende per trascendente? Trascendere innanzitutto cosa vuol dire? Vuol dire andare oltre. Trascendente significa che non appartiene, lui dice, al mondo, al nostro mondo, perché il suo insieme universo è il mondo. Con insieme universo si intende, ok, qui parentesi matematica, io sono un insieme, questo qui è un insieme, il palazzo è un insieme, noi tutti quanti siamo contenuti in un insieme che si chiama insieme universo. Non fate confusione col fatto che universo si utilizza in entrambi i casi. È l'insieme universo. Per lui il massimo che tu potevi prendere, quindi l'insieme universo, era il mondo. Noi, con le conoscenze che abbiamo adesso, abbiamo come insieme universo l'universo, o addirittura il multiverso, se volete andare a fare i fighetti. No, vabbè, quindi il nostro insieme universo è l'universo. E trascendente vuol dire che lui sta al di fuori del nostro insieme universo. Quindi
è un po' Dio che guarda nella sfera di cristallo e gioca. È Zeus dal Monte Olimpo, che è irraggiungibile perché è troppo in alto, che scaglia la folgore, e da fuori, quindi non appartenente a, a qualcosa che noi potremmo mai vedere e relazionarci, da là interagisce, agisce, ha creato, ha generato e ci guarda dall'alto, sostanzialmente. Questo è trascendente ed è molto molto conciliabile con appunto le divinità. Molto più sottile, molto più interessante invece è immanente. Immanente è l'opposto sostanzialmente, vuol dire che non è al di fuori ma è tutto il dentro, è il complementare del di fuori, cioè c'era, ok, vediamo se riesco a spiegarvela così. C'è un episodio di Rick e Morty, non so chi di voi l'ha visto, è un cartone animato divertente di paradossi fisici, mica fisici, si concilia bene con la filosofia. C'è un episodio in cui Rick e Morty incontrano un ex fidanzato di Rick che si chiama Unità. Unità è questa entità che è in grado di prendere possesso delle creature viventi, ma non di una alla volta, cioè di tutte le creature viventi con cui entra in contatto. Questo è interessante perché vanno sul pianeta di Unità, e che è un pianeta che ormai lei ha colonizzato completamente, e ci sono un sacco di creature viventi. C'è una civiltà è composta dalle persone che hanno le loro case, hanno i loro appartamenti, le loro piccole famiglie, vanno a lavoro, tutto quanto, ma in realtà tutte quante sono coordinate da Unità. Unità è dentro ciascuna di loro, e ognuna di loro ha la coscienza condivisa con Unità, cioè è Unità. Infatti nel cartone si vede che loro parlano un po' con una persona, poi con l'altra persona, e la conversazione è la stessa. Come se stessero parlando alla stessa persona, ma in realtà sono persone diverse. Quindi è il modo più facile che mi viene in mente per spiegarvi l'immanentismo. Cioè, immanente significa che è tutto. Noi siamo un'appendice della entità, intelligenza universale, immanente. Un parallelismo bello, carino, è con i trascendentalisti. Cioè, gli inglesi... Ok, io ragazzi farò un po' di invettive contro gli inglesi, Preparatevi. Sono talmente down gli inglesi che sono riusciti a chiamare una corrente che si basava su... Loro chiamano l'oversoul. Cioè, cosa è successo? Credo fossero americani. Tu arrivi in America, l'America prima che venisse stracolonizzata, eccetera, eccetera, era un paradiso naturale, no? Arrivavi dall'Europa, che era più cittadina, era già più industrializzata, anche se non si parlava di industria. Arrivi in America, natura ovunque, allora ti senti un po' trascinato. E quindi è nato questo concetto della oversoul, la chiamano in inglese, cioè una sovranima, un'anima in comune col tutto, cioè io in un certo modo sono connesso alla natura. Ecco, è più o meno l'immanentismo, se lo ipotizzi, con tutto l'universo. Soltanto curioso il fatto che gli inglesi abbiano chiamato una corrente di pensiero che si basa sull'immanentismo, trascendentalismo, che è esattamente dopo, cioè proprio, sono spastici gli inglesi. Gli inglesi, ragazzi, sono stati spastici in questo. Anche in altro, ma in questo si sono proprio superati. Vabbè. Tornando a un discorso più fisico, curiosità. Allora, la forza di attrazione gravitazionale tra due corpi, metabolizzate quello che ho appena detto, quindi la forza che attira due corpi a livello gravitazionale, è definita come M1 per M2 fratto la distanza al quadrato. La cosa curiosa è che non c'è un tetto limite alla distanza, cioè chiaramente se una cosa sta lontana la distanza al quadrato aumenta, quindi la forza sarà molto poca. Però c'è, non è che sparisce, non c'è un momento in cui diventa zero, il limite all'infinito diventa zero. Però voglio dire, se c'è una marmotta congelata mezza sbruciacchiata da un lato nello spazio a 50 anni luce sparata dai russi negli anni 45 per vedere cosa succedeva alle marmotte sparate nelle... e dall'altra parte del sistema solare, io sto attirando gravitazionalmente quella marmotta e quella marmotta sta attirando gravitazionalmente me. Cioè io in questo momento sono in contatto con tutto l'universo, sto attirando in diverse misure tutto l'universo che mi circonda, tutto il nostro insieme universo, e tutto l'insieme universo sta attirando me in diverse misure. Si parla chiaramente di limiti non tendenti a zero di più, cioè veramente veramente piccoli, però quella connessione c'è. Quindi il fatto che io sia connesso con tutto quanto e tutto sia connesso con me, in un certo senso mi fa credere che ci sia più credito nell'opzione immanente che trascendente, no?
Il fatto del trascendentalismo, ok, un altro modo per parlare delle, cioè per farvi capire il concetto di immanentismo, se la supponiamo immanente e onnipotente, questa entità, credo che la supponga onnipotente, ma non ne sono sicuro, è di fatto l'incarnazione materiale in tutte le cose del fato, del destino. Cioè il destino è qualcosa a cui tu non ti puoi sottoporre. Gli dei stessi erano vincolati, erano succubi del destino. No, non credo che succubi sia la parola giusta, erano vittime. Erano influenzati dal destino, che potevano essere le parche, che potevano essere chi volete voi. Comunque, se questa divinità immanente è onnipotente, quindi non è soggetta al destino, quello che vuole fare fa, quello che decide accade, ed è tutte le cose, allora è l'incarnazione del fatto. Cioè tutto ciò che si verifica è per la volontà di questa cosa immanente, che quindi sarebbe per la volontà del fatto, che la fa accadere materialmente. Quindi anziché vedere il fatto come una cosa trascendente che da fuori decide, è come se fossi tutte le cose. È la più radicata volontà delle cose, che sarebbe la volontà poi della divinità, del non divinità, del logos, dell'entità. Quindi noi pensiamo di avere un libero arbitrio, in realtà è il logos universale che ha la volontà che noi abbiamo quella volontà. E quindi noi facciamo quelle cose lì perché lui vuole che le facciamo. Noi siamo un appendice che lui muove come fosse un dito della mano, come fosse una piccola infinitesima parte del suo mondo, lui ci muove per farci fare quello che vuole fare. E ciò che capita e si muove è la sua volontà, e che sarebbe poi la volontà del fatto incarnato. Questo qui è proprio intrippante, ragazzi. Cioè, è un'osservazione molto molto potente, se poi pensate che l'ha fatta Eraclito sicuramente più di 2000 anni fa, perché era anticristo. Cioè, spinge. C'è un'altra cosa che volevo dire riguardo, ma non me la ricordo. Sempre sull'immanentismo. Boh, mi verrà in mente o forse no. L'ultimo tassello interessante che ho trovato di Eraclito, l'ultima frase che dice, che è molto molto potente, è che dice che il mondo esiste, quindi tornando all'origine delle cose, ora sì, anziché cosmogonia si parla di cosmologia, quindi non più come stavo generato, ma come il mondo esiste perché c'è una costante lotta fra gli opposti. È caldo, freddo, giorno, notte, luce, buio, quello che volete, una costante lotta degli opposti. Qualora si dovesse arrivare alla pace fra questi opposti, il mondo cesserebbe. E si concilia benissimo, vai, con tutta quanta la filosofia orientale, lo yin yang, il fatto che devi trovare l'uno e l'altro. In realtà è molto interessante perché l'equilibrio non è arrivare a un livello di piattume, vuol dire bilanciare in qual misura le forze che compaiono, cioè che combattono. Se io sto in equilibrio è perché la forza gravitazionale è perfettamente bilanciata con la reazione vincolare del sostegno che mi tiene in equilibrio. Quindi le due forze ci sono, continuano a lottare e io sto in equilibrio tra le due. Quindi c'è una costante lotta tra l'una e l'altra. Io potrei cadere come potrei invece rialzarmi. Quindi è interessante, si concilia bene. A questa frase si possono fare due critiche, una più politico-sociale e una più fisica. Oggi sono molto fisico, mi spinge il fisico. Sarà che ho dato l'analisi 2 poco fa. Partiamo da quella più sociale, perché così mi incazzo in fretta e poi mi passa. Io lo chiamo principio di appiattimento. È una cosa che ho coniato io, il principio di appiattimento. Magari no, però io non l'ho copiato da nessuno, quindi nel mio piccolo l'ho inventato io. Mi prendo tutti i crediti di questa invenzione, ammettendo di non essere stato influenzato da nessun altro. E principio di appiattimento che c'è in piccola scala, quindi sulle persone, lo vedremo in un altro episodio della Fenice, guardate il pollo di fuoco che dice che Dio è morto, oppure si può vedere in un livello macroscopico. Se guardiamo a livello macroscopico, l'esempio più lampante può essere la globalizzazione. Cioè, adesso siamo in un mondo in cui l'appiattimento è forte, cerchiamo di far cadere tutte le differenze, tutto deve diventare uguale, e i sessi sono uguali, le razze non esistono, la globalizzazione, i confini degli stati non esistono più. Cioè, io c'avevo una professoressa di geografia al liceo, di cui non farò il nome perché la insulterò spesso nell'arco di queste cose qui, perché mi ha fatto dannare veramente, che ha spinto un sacco su, per farmi imparare a memoria la definizione, ovviamente in inglese, tutta quanta fighetta così, della globalizzazione, eccetera eccetera eccetera, ti spiegava il fenomeno, tutti quanti, però, ma in realtà se tu lo guardi è un'approssimazione a ribasso, è il piallare le diversità. Per chi di voi non sa cosa vuol dire piallare, se avete un asse di legno con qualche montagnetta, qualche solco così, e la volete liscia, piallate, cioè
tagliate via trucioli di legno fino a che tutto non raggiunge il livello del punto più basso. E quello, adesso, secondo me, è la globalizzazione, cioè è andare a ribasso. Noi abbiamo a Napoli la pizza migliore che ci sia sulla faccia della terra, e chi dice il contrario è un coglione. A Milano abbiamo un'ottima pizza, non sarà come quella di Napoli, però è un'ottima pizza. In America c'hanno la pizza con l'ananas, e ho detto tutto. Se tu vuoi proprio arrivare a una media e avere la stessa pizza ovunque, cosa pensate che accadrà? Che avremo in tutto il mondo la pizza che c'è a Napoli o la pizza con l'ananas di merda? Chiaramente il bacino d'utenza, il peso sulla media, perché sono medie pesate, dell'America è più forte di Napoli, quindi ci troveremo ad avere la pizza con l'ananas di merda anche a Napoli, e quindi perderemo un valore incredibile. L'Italia è potente perché intorno al 1500 è nato un periodo di un fenomeno incredibile dei borghi, cioè c'è stato un sacco di differenziazione perché si sono creati un sacco di piccoli borghi e ognuno era in conflitto amichevole, sportivo, si possa chiamarlo così, con gli altri, soprattutto dal punto di vista artistico. Quindi era la sfida a chi era il borgo migliore, chi ci aveva il pregio di più. Visto che è molto longitudinale, l'Italia c'aveva un sacco di diversità tra l'uno e l'altro. A Murano c'avevano il vetro migliore, allora spingevano sul vetro, facevano guarda che vetro c'ho e adesso abbiamo il vetro migliore del mondo. A Carrara non c'avevano quel vetro lì, allora dovevano spingere sul marmo, e allora c'era il marmo. Quindi si è creata questa diversità. Quindi tanta diversità, non l'appiattimento, e c'era la lotta sugli opposti. Quindi uno c'aveva, che ne so, le sculture, l'altro c'aveva gli artisti che dipingevano, e c'era un sacco di conflitto, però era costruttivo, e fin tanto che c'è stata questa roba qui, l'Italia ha prosperato, e ad oggi il nostro patrimonio artistico deriva probabilmente da quel periodo lì. Se noi dovessimo appiattire, quindi togliere tutto questo conflitto qui, questa disparità, togliere i confini, far cadere le lingue, far cadere tutte le barriere, secondo me si finisce nell'appiattimento a ribasso. Quindi vuol dire la morte, sostanzialmente, ecco, per fare proprio i catastrofici. Questa, vabbè, è la piccola critica sociale. Se andiamo invece sulla critica fisica, che è più interessante, cioè non è più interessante, è più, è meno di cazzosa, nel senso, come cazzo lo dico? Questo è un problema della filosofia, bisogna essere molto bravi con le parole. È meno schierabile, cioè è più difficile essere da una parte piuttosto che dall'altra, perché la fisica è un po' più obiettiva sostanzialmente, anche se c'è molto opinionismo a riguardo. Critica fisica, lotta degli opposti. Allora, è un'altra cosa che spesso si sente menzionare nei film di fantascienza, è l'entropia. Ah, l'entropia è una di quelle cose che fa incazzare, perché c'è, la puoi quantificare, esiste, però non riesci a visualizzarla. Io ti dico, cos'è l'entropia? Che cazzo è l'entropia? Se io ti dico cos'è un metro c'hai il primo idea di cos'è un metro, perché lo vedi. L'entropia è... L'entropia innanzitutto, vabbè, un po' di nozioni veloci, è una variabile di stato, definita come il calore sulla temperatura. Calore fatto a temperatura, la quantità di calore fatto a temperatura. Variabile di stato significa che non ci interessa sostanzialmente il valore che ha, ci interessa la sua variazione. Quindi che sia 5, che sia 100, che sia 1000, ce ne frega una sega. Ci interessa se da 5 passa a 10, se da 5 passa a 20, se da 5 passa a 2000. Ok? Cosa succede? Se tu metti due corpi a contatto, il calore passa da uno all'altro, l'entropia del corpo che cede calore diminuisce, quindi è negativa, l'entropia del corpo che riceve calore invece aumenta. Quindi quando c'è uno scambio di calore, l'entropia può salire, può rimanere uguale se due corpi sono alla stessa temperatura e non c'è scambio di calore, o può diminuire. Se invece tu generi calore attraverso una trasformazione, quello che vuoi, l'entropia può soltanto aumentare. O rimanere uguale nel caso ideale di una trasformazione reversibile, però è più ideale che realistico. Quindi l'entropia può soltanto aumentare, in questo caso qui. Se tu cerchi di calcolare l'entropia dell'insieme universo, quindi del nostro universo, l'universo si dice che è adiabatico. Quindi non c'è scambio di calore, cioè non c'è nulla all'esterno con cui scambiare il calore. Non puoi metterlo in contatto con qualcosa, perché sennò sarebbe parte dell'universo, per definizione del nostro idea di universo. Quindi non c'è nulla con cui scambiare calore. Quindi significa che l'entropia dell'universo complessiva non può scendere. Può soltanto aumentare o rimanere uguale, idealmente. Quindi può soltanto aumentare. È quello che si sente dire spesso, l'entropia può soltanto aumentare. Questo vuol dire che sostanzialmente tutto sta tendendo alla morte termica. Vuol dire che tutto tende ad avere la stessa temperatura, perché il calore passa strettamente dai corpi più caldi ai corpi più freddi. E ora, fateci caso, se tutto quanto a un certo punto, in una situazione ipotetica distopica, tutto dovesse avere la stessa temperatura, il concetto stesso di temperatura muore.
Che senso ha misurare la temperatura di qualcosa se tanto sarà identica a qualsiasi cos'altro misuro? Non mi serve più a nulla. È come avere un termometro che c'è soltanto una tacca, non te ne fai un cazzo sostanzialmente, no? Quindi l'informazione di temperatura sparisce. Non la vediamo più. Diventiamo daltonici alla temperatura. Se questo qui tu lo applichi con tutto, alla densità, quindi se tutto quanto avesse la stessa densità, tutto avesse lo stesso colore, noi non distingueremo più nulla. Quindi finché c'è questa lotta degli opposti, finché io sento il caldo e il freddo sulla pelle, so che la temperatura c'è. Nel momento in cui io dovessi, si dovesse raggiungere l'equilibrio, io sarei miope alla temperatura e quindi la temperatura muore. Quindi nel momento in cui tu raggiungi la pace fra questa lotta di opposti, fra il caldo e il freddo, ottieni la morte in quel settore. Se si ottenesse la pace in tutto, ci sarebbe la morte di tutto sostanzialmente. Ora, immaginate quante cose ci sono che magari un tempo combattevano e adesso si sono appiattite e noi non vediamo che in realtà magari ci sono. Cioè, questa qui è una folle, tipo i colori. Immaginate se tutto dovesse diventare improvvisamente dello stesso colore. Poi come fai a spiegare a qualcuno che è arrivato dopo i colori? Come fai a dargli l'idea che prima era diverso? Cioè, è una cosa veramente che a me ti ascemo completamente, eh. Cosa che, quante cose c'erano magari prima che avremmo potuto percepire che adesso si sono omogenizzate e quindi sono trasparenti, impercepibili. Questa che è un'altra informazione, ragazzi, molto molto potente, che aveva beccato sempre Eraclito. E con questa ultima perla, ho fatto un taglio strategico perché ho toppato la conclusione prima, con questa ultima perla direi che concludo, vi lascio così sulle spine. Il prossimo podcast sarà tra Aladdin. E questa qui, ragazzi, è una citazione usata in modo squisito, sublime, perfettamente inerente a quello che dicevo 2 secondi fa. Quanto sono acceso. Vabbè, spero di avervi stimolato abbastanza, spero di aver sollevato questioni sufficientemente interessanti per voi. Sono curioso di vedere le opinioni, gli outfit, come vi vestirete. No, vabbè, il feedback che mi darete, sto usando troppo questa parola. E niente, da il pollo di fiamme, ragazzi, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video.